Salve, ben trovati. Ancora un percorso che la nostra trasmissione Pensiero Massimo fa, come ormai da parecchio tempo, in ogni attività del nostro territorio, è diventata una trasmissione itinerante. Anzi, a noi ci fa piacere perché conosciamo realtà, ci facciamo conoscere, ma ci conoscono ovviamente anche i nostri ascoltatori, che attraverso Offside, attraverso YouTube e Pisa Channel, di fatto poi conoscono anche realtà da un punto di vista, come dire, commerciale. Per esempio, stamani siamo venuti a trovare un amico, Sergio, che è titolare di un negozio, si chiama, se non sbaglio, Seconda Vetrina. Cos'è Seconda Vetrina? Qualcuno potrebbe pensare a qualsiasi tipo di settore merceologico. No, qui ci sono riparazioni e installazioni computer, elettrodomestici, impianti hi-fi, trattiamo informatica, elettronica e strumenti musicali, sia come vendita diretta ma anche conto terzi. Cioè, se qualcuno in casa ha una chitarra, ha uno stereo, ha un organo, ha una macchina fotografica che magari o non usa più o ha trovato e vorrebbe, come dire, in qualche modo monetizzare o cercare di dar via perché non gli è più utile, non gli interessa più, qui lo potete fare. Venite qua in via Pisano, Nino Pisano, numero 14, c'è l'amico Sergio, vi parlate con lui e trovate una soluzione magari a qualche problema. Io personalmente, venendo qua, ho avuto la possibilità di risolvere un piccolo problema in una stanza dove mi avanzava uno stereo, tra l'altro anche bello, che non uso più, è in cantina, in una scatolona. Beh, lo porto qua e se lo vende posso anche recuperare qualcosa e magari sarebbe andato nel dimenticatoio. Quindi mi raccomando, via Nino Pisano 14, da Sergio, Seconda Vetrina, trovate queste opportunità. Ma entriamo nel merito della puntata di oggi e non possiamo, come dire, non sottolineare una cosa. Bisogna assolutamente che tutti, noi che facciamo questo mestiere, chi ci ascolta, la società, i giocatori, tutti abbiano davanti una fotografia della situazione attuale del Pisa, che è quella che il Pisa rischia di stare fino in fondo nei play-out e rischia anche di perdere questa categoria. Se non ci mettiamo nella testa che stiamo correndo questo rischio, si pensa, beh, insomma, poi prima o poi due o tre partite le vince, poi sono altre le squadre che devono lottare per non retrocedere, perché noi siamo il Pisa. No, assolutamente, sarebbe un errore clamoroso. 23 partite, 23 punti, significa che stiamo marciando a un ritmo da retrocessione. Questi sono numeri incontrovertibili, sono passati due terzi del campionato, non due o tre partite, cinque, che prima o poi si cambia passo, poi a gennaio si cambia squadra e diventa ancora più forte. Sono arrivati sette giocatori, siamo ancora circa 30 giocatori nella rosa e le cose non sono cambiate. Con Cuoghi si viaggiava un punto a partita, con Semplici si viaggia un punto a partita. Cos'è che non va? C'è qualcosa, è stata fatta male, è stata concepita male, è stata rifatta peggio. Indubbiamente sono cose che abbiamo dette, diciamo e diremo. Però poi alla fine della sostanza qual è la possibilità per uscire da questo pertugio? È quello di fare fronte comune. E quando dico fronte comune dico tutti. Cioè, qui bisogna prendere per mano un bambino che non ha la personalità, cosa che secondo me il Pisa ha come lacuna sostanziale, caratteriale, di portarla piano piano fuori dalle pastoie di questa classifica, e ci deve mettere del suo la città. Parlo di città, non parlo di tifoseria, non parlo di curva nord, parlo di città, quindi curva nord, tifosi, degli altri settori, addetti ai lavori, magari cercare nel limite del possibile di spaccare meno il capello in quattro, cosa che ci verrebbe facile, ma in questo momento sarebbe, come dire, anche scoprire l'acqua calda. Troppe cose non sono andate, troppi errori sono stati fatti sul piano della comunicazione, sul piano della valutazione della singola rosa. Tante, ma cosa serve ora? Ora abbiamo 11 partite davanti a noi, 11 finali come li chiama Semplici, ma 11 test che devono sancire la permanenza in questa categoria, altrimenti è messo a rischio in maniera seria il nostro futuro. Io non credo, da sempre lo dico, che Camilli, al di là di tutto, possa poi alla fine mollare Grosseto e venire in pianta stabile a Pisa. Perlomeno io me l'auguro, ma penso sarà molto molto difficile. Certo, se c'è una possibilità, e mantenerla questa categoria per cercare di programmare la prossima stagione, per cercare di fare il salto. Ora indubbiamente la vedo difficile che
qualora si dovesse rischiare la categoria che facciamo, possa esserci un progetto, un programma futuribile. Quindi salvaguardiamo noi stessi. Camilli rispose a me in TV domenica sera: sono cazzi nostri, no? Sono di tutti. Quindi intanto cerchiamo di non mancare rispetto non solo a me, ma questa è la minima cosa, ma soprattutto alla città che ha una sua dignità, ha una sua storia, ha una sua connotazione. Quindi cerchiamo di fare i meno errori possibili, anche di parlare meno se vogliamo, e magari penalizzate il nostro lavoro, ma non me ne frega nulla. State zitti, non aprite bocca, lavorate e possibilmente cerchiamo di fare i meno errori possibili, da semplici ai giocatori che devono impegnarsi, devono portare rispetto alla maglia che portano anche se per una sola stagione. E quindi la tiratina d'orecchi a chi minimizza, a chi sbuffa o a chi non si impegna come dovrebbe, o a chi addirittura ha atteggiamenti che potrebbero far pensare che sia voluto un atteggiamento e un impegno scarso, come viene messo qua da qualcuno in campo. Quindi non facciamo questi autogol. La categoria è superiore a tutti. E allora che ci si dia una svegliata, che semplici trovino la quadra velocemente, perché 11 partite sembrano tante ma sono poche, di trovare una squadra anche più essenziale, anche una squadra, come ho detto in televisione, facciamo giocare Raimondi mediano se manca un mediano, cioè nel senso mettiamo due centrali, ci sono Anselmi e Stendardo, troviamo una soluzione, Sereni sta sfarfallando un pochino, mettiamoci Bizzotto, il capitano della nazionale di categoria che ha vinto il torneo in Italia recentemente, quindi cioè, troviamo un sistema di creare una squadra un pochino più compatta, meno lenta, meno prevedibile. Tutte le cose che la gente faccia la sua parte, faccia il tifo, si sforzi, ma è troppo importante salvare la categoria, perché se ancora non l'avete capito, ma credo che qualcuno cominci a pensarlo, il Pisa seriamente rischia di retrocedere.